Perché la vita della maggior parte degli uomini è controllata da piccole e insignificanti circostanze. Mi rattrista vedere persone che perdono occasioni d'oro pur avendole a portata di mano e potendole ottenere con un piccolo atto di coraggio. L'uomo mediocre, il cosiddetto uomo medio, è la persona di cui stiamo parlando. Quest'uomo ha così poca stima di se stesso da non poter credere nel suo pensiero, nella sua stessa opinione. Questo individuo è controllato dalla massa ed accetta tutto quello che gli dicono e alla fine diventa uno della massa. Quest'uomo ha un atteggiamento positivo soltanto quando è a contatto con persone positive, ma nello stesso momento in cui viene lasciato solo, ripiomba in ginocchio contro i suoi pensieri negativi. Questo è quell'uomo che tradisce se stesso e tutto ciò che pensa e sente per paura. Egli ha paura di ciò che il suo vicino pensa di lui. Rimarrà in piedi finché l'autobus è pieno, ma non appena si arriva a capolinea e tutti scendono, non riesce a stare in piedi, ripiomba nel buio più fitto della sua mediocrità. Egli è colui che segue a stento, non colui che guida. È colui che nasconde e trafuga vergognosamente le sue azioni sotto la cappa della nobiltà, dato che la sua disonestà gli impedisce di alzare gli occhi ed affrontare la verità e la realtà. Tutte le differenze che contano hanno alla base una semplice cosa, un piccolo atto di coraggio. Il coraggio è l'elemento che separa il debole dal forte, l'uomo di successo dall'uomo fallito, il grande dal mediocre. In pratica, come disse un giorno qualcuno, preferirei morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio.